Senza dubbio usciamo, per quanto mi riguarda, da questo congresso nazionale con un rinnovato impegno a stringere i tempi per un attivismo di cittadinanza attiva sui temi dei diritti dei consumatori, della salute, di un welfare più adatto ai cittadini. Chi abbia la possibilità, ad esempio, su temi come sono quelli dell'invalidità civile, di tutelare gli invalidi veri per evitare che siano doppiamente vittimizzati, piuttosto che garantire una trasparenza per quanto riguarda i diritti dei consumatori nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, aumentare e rafforzare tutto l'ambito della verifica dei tribunali nel nostro paese. Abbiamo lavorato, ad esempio, negli scorsi mesi a quello che abbiamo chiamato l'audit dei tribunali. Vogliamo far sì che i cittadini non contino solo quando vanno a votare, ma anche tra un'elezione e l'altra. Questo è l'impegno di cittadinanza attiva. E deve essere ancora più forte perché è uno dei modi concreti per ridurre il gap di fiducia che c'è tra cittadini ed istituzioni, che è il tema centrale di questa fase storica e su cui ci vogliamo impegnare. L'attivismo è in crescita esponenziale, c'è un grande desiderio di partecipazione e un desiderio di tutela, per cui da un lato dobbiamo dare delle risposte concrete alle persone che ci chiedono tutela, dall'altro dobbiamo incanalare e far diventare un'energia che può contribuire al cambiamento del paese, tutta quell'energia che in questo momento è vaga, in cerca di approdo e di appiglio. E noi lo stiamo riscontrando in questi mesi. Abbiamo fatto da poco finito la nostra campagna di adesione, tantissime persone di grande qualità non solo hanno rinnovato, ma hanno aumentato gli aderenti di cittadinanza attiva e il nostro obiettivo è quello di mettere questa energia al servizio del paese, al servizio del cambiamento. È difficile mettere insieme. Fare un elenco delle emozioni perché sono talmente tante che dal momento in cui diciamo, i leader storici del movimento hanno passato la mano, cosa che non capita quasi mai nel nostro paese, non parlo della politica, parlo anche delle organizzazioni della cittadinanza attiva. C'è un legame quasi fisico normalmente tra il proprio ruolo, la poltrona che si occupa e se stessi, quindi normalmente non capita mai. Il fatto che sia capitato in un movimento come il nostro, non solo a livello nazionale, ma anche in tante realtà territoriali, è un bel segnale, mi emoziona perché mi dice che abbiamo tante persone che hanno capito la fase di questo paese e vogliono dare un segnale anche all'interno del movimento. Senza dubbio è stato per me molto emozionante quando ho letto la mia relazione al congresso perché mi sono sentito in sintonia con gli aderenti di questa organizzazione e con le persone che li rappresentano. E poi stamattina, qualche minuto fa, quando mi hanno proclamato segretario, più che emozione ho sentito una grande responsabilità e quindi spero di essere all'altezza.